Abbiamo cercato di mostrare che la via del benessere non dipende da ciò che ci è accaduto, dai genitori che abbiamo avuto, dalle storie che abbiamo subito. Anna parla di una delusione amorosa fortissima quando viene lasciata con i bambini e abbandonata a se stessa. Lì puoi fare due cose. O continuare a pensare che tu hai subito un torto irrecuperabile, lamentarti con gli altri, oppure posare lo sguardo su qualcosa di sconosciuto che c'è in te, che i greci chiamavano il daimon. Nel più profondo dolore, continuare a pensarci su non permette alla cicatrice di formarsi. Cercare la spiegazione nel passato, nella tua storia, in un padre che non ti ha amato e per questo lui ti avrebbe lasciato, il dirti che non sai amare gli uomini nel modo giusto, il criticarti, non permette alla cicatrice di formarsi. Invece, cercare sempre di più, giorno dopo giorno, le cose che ti vengono facili. Provare a indossare un vestito in cui ti senti te stessa, con il piacere di stare con te stessa. Camminare vicino ad una pianta per cui senti affinità. Sentire un profumo con cui senti un legame. Prendere una penna e scrivere un racconto che non hai mai scritto. Immaginare una fantasia che ancora non hai fatto, un viaggio che ancora non hai fatto. Un amore con un essere sconosciuto, senza volto, che arriva senza il parere di nessuno. Via via che la mente si sposta, giorno dopo giorno, su ciò che ti caratterizza, su ciò che ti viene facile, su ciò che avviene senza premeditazione. Qui parliamo di esercizi da fare molto semplici, delle cose che io utilizzo in psicoterapia, delle cose che abitano dentro di te e che ti sei dimenticato o che ti sei dimenticato. Ma dobbiamo immaginare il nostro inconscio come un luogo di stanze, cioè la stanza della paura. Quante volte abbiamo provato paura? Eppure certe paure ci spostavano la mente da quelli che erano i pensieri abituali. Paura di cadere nel buio, paura del baratro. Poi c'è la stanza, un'altra stanza che può entrare ognuno di noi chiudendo gli occhi, che è la stanza del desiderio. Tutte le persone che vengono lasciate o che hanno subito un grave torto, e prima era tanto tempo che non desideravano più. Una bella domanda da farsi: io desidero ancora tutti i giorni? Non c'è da desiderare solo un uomo, c'è da desiderare un viaggio, un libro, un percorso, un cammino, un vestito. Sono tante le cose che possiamo desiderare, ma il desiderio è un farmaco che porta il cervello a produrre nuovi effetti, nuove azioni, nuove capacità. La stanza della rabbia. Perché non ti immagini di essere un guerriero o una guerriera che ha tanta rabbia dentro? E questa rabbia la esercita in una battaglia, non col tuo ex che ti ha lasciato, ma in una battaglia come avrebbero fatto gli antichi, le amazzoni o i guerrieri. È la stanza più importante di tutte le stanze che ci abitano, e sono innumerevoli, la stanza in cui dobbiamo abituarci a stare, la stanza che è più preziosa, è un luogo segreto dove ti ripari, chiudi la porta e non fai entrare nessuno. In quella stanza c'è il tuo daimon, in quella stanza segreta c'è qualcosa che provvede a te, perché ci piaccia o no, dal momento in cui eravamo una cellula fecondata ad oggi, noi siamo cambiati milioni di volte, ma la nostra trama, quel volto lì, work in progress, come diceva Hillman, è rimasto lo stesso. Quindi c'è un daimon, una forza, un'energia, un'individualità, una sapienza che appartiene solo a te. Le ferite del passato passano quando si smette di chiedere il parere agli altri. Le ferite del passato passano quanto più la mente diventa creativa, senza intenzioni, senza premeditazioni.
Anziché dirti cosa hai sbagliato nella vita e cosa ha fatto sì che venissi lasciato, abbandonato o ferito, chiediti che cosa non sto facendo che mi piace da impazzire. Ecco, una tecnica di cui parliamo molto qui è in questo numero di Riza, che trovo un numero molto importante e che ha richiesto un grosso lavoro, perché è come imparare ad allontanarsi dalle cose che ci hanno fatto del male, perché le cose che ci hanno fatto del male non ci sono più, le teniamo in vita noi con la nostra mente, ma quella mente che tiene in vita le cose che ci hanno fatto del male non vede tutte le cose creative che stanno accadendo. Vedete, noi siamo in viaggio, stiamo viaggiando verso la nostra patria, verso la nostra Itaca, verso il nostro destino. Sarebbe veramente un peccato che, ripensando al passato, quelle cicatrici non si formino e noi non possiamo andare nel luogo dove la gioia sgorga spontaneamente. Spero che questa Riza vi piaccia, come devo dirvi è piaciuta molto a tutti noi.